Allora, vi dicevo, buongiorno, è una conferenza stampa che, insomma, di cui siamo molto orgogliosi perché appunto si festeggia un evento importante in un momento importante per il teatro marchigiano, ma non solo, il teatro italiano, questo lo sa bene Giorgia Latini, il nostro assessore alla cultura, perché insomma tanto ha fatto perché questo obiettivo anche della riapertura al 100% delle sale potesse essere appunto raggiunto. E la parola direttamente alla padrona di casa, che è il nostro assessore alla cultura, Giorgia Latini, per avviare questa conferenza stampa. Allora, buongiorno a tutti. Ecco, sicuramente, come anticipava il direttore Gilberto Santini, è un compleanno speciale quest'anno perché si festeggiano i 25 anni della riapertura del Teatro La Fenice proprio nel momento in cui vengono riaperti i teatri con una capienza al 100%. Ecco, questa era stata una battaglia che abbiamo comunque iniziato in merito alla riapertura dei teatri già da quest'estate, perché avevamo coinvolto addirittura le 4 università marchigiane proprio per ampliare il numero della platea, appunto di coloro che venivano a vedere gli spettacoli dal vivo. Era stato fatto in occasione dei 100 anni dello Sferisterio, cioè avevamo fatto appunto, lo avevamo fatto anche attraverso un coinvolgimento del sottosegretario Borgonzoni, che si era comunque attivata e si era data da fare proprio per questo, e alla fine ecco, siamo riusciti ad ottenere questo bellissimo risultato, perché c'era veramente bisogno di ritornare alla normalità e di riaprire i luoghi di cultura. Quindi ecco, finalmente possiamo festeggiare queste due cose insieme e soprattutto mettere in evidenza la centralità, l'importanza del teatro che ha nella vita sociale di tutti quanti i marchigiani, anche perché le Marche sono una regione che veramente sono simboleggiate dall'importanza della centralità del teatro, perché sono una regione che ha il più alto numero di teatri in base al numero degli abitanti e in base al numero dei comuni. Quindi in una porzione territoriale così piccola ci sono più teatri che in tutta l'Italia del Sud, e soprattutto ecco, proprio per questo motivo, per la centralità del teatro nelle Marche, abbiamo avanzato la proposta proprio di candidatura come Marche al riconoscimento UNESCO come regione dei teatri. E quindi diciamo, quando insomma si festeggiano dei compleanni importanti come questo del Teatro di Senigallia, ecco, sicuramente non possiamo che gioire per questo compleanno, e insomma ci dà veramente ancora più forza per andare avanti e per valorizzare sempre di più il nostro territorio, appunto con l'importanza e la centralità del teatro. Quindi non solo con anche il grande spessore degli spettacoli che comunque si svolgono all'interno di questi teatri, a tutti i progetti che stiamo portando avanti come Regione Marche anche sul teatro della comunità, sul teatro amatoriale, e far sì che questi gioielli dispersi insomma nella nostra regione, insomma quasi ogni comune ha il proprio teatro, ecco, ritornino ad essere il punto di riferimento delle comunità locali, quindi come era comunque una volta. Quindi questo è il nostro obiettivo e stiamo seguendo questa direzione. Anche la domanda della candidatura UNESCO va sempre verso questa direzione. Quindi vi ringrazio, saluto il sindaco e l'assessore, saluto anche il consigliere regionale di Senigallia Luca Santarelli. Ecco, li ringrazio e sono contenta insomma di essere qua presente insieme a loro proprio per festeggiare questo importante compleanno nella loro città. Grazie. Grazie a Giorgia Latini, nostro assessore alla cultura, anche perché ha voluto fortemente questo evento, sostenendolo direttamente come Regione Marche, di questo l'ha reso possibile. Quindi insomma, oltre alle parole, le parole che ci ha detto, servono proprio a capire le ragioni che hanno mosso questa importante celebrazione. E l'abbiamo citato, l'ha appena citato l'assessore Luca Santarelli, vogliamo un saluto da parte sua, così completiamo la Regione Marche, consigliere regionale di Senigallia, quindi insomma direttamente coinvolto. Sì,
Grazie direttore, un saluto all'AMAT e al sindaco che con orgoglio saluto qui con noi, con i lavori che stiamo facendo qui in regione, l'assessore Latini, il vice sindaco Pizzi. E Senigallia è una città ospitale, una città di turismo, gran parte del turismo è anche vicino alla parte, diciamo così, culturale che la città mette in campo, e tra questi c'è anche la, diciamo, Teatro La Fenice, quindi questo compleanno è un compleanno importante. La città di Senigallia ha visto grandi, grandi artisti nel passato, li vede adesso, e con questa pandemia abbiamo proprio bisogno di avere così una vicinanza con l'arte, con lo spettacolo. Ma come ho ricordato prima nelle interviste ai giornalisti, la nostra città e il teatro La Fenice è stato un teatro che ha sempre accolto anche le associazioni, ha accolto anche tutte quelle sensibilità che vede Senigallia avere le consulte del volontariato, le consulte del sociale, le consulte anche della cultura. Quindi la consulta della cultura si avvalsa del teatro per inserire all'interno del teatro incontri importanti, e quindi oltre alla parte, diciamo, dello spettacolo che noi vediamo e che è la parte predominante, volevo ricordare che la città è una città accogliente e il teatro è un teatro che accoglie tutte le varie sensibilità della città. Quindi questo compleanno è a maggior ragione importante in questa fase pandemica dove ci possiamo ritrovare in sicurezza insieme. Grazie. Grazie al consigliere regionale Luca Santarelli. Sindaco, padrone di casa, insomma, la responsabilità di questa città bella e importante che vede nella Fenice un luogo centrale, e festeggiamo appunto il ritorno della Fenice. La Fenice è rinata, risorta proprio davvero dalle sue ceneri da 25 anni. Cosa significa per la città di Senigallia? Sì, il 25esimo è un traguardo molto importante per la nostra città, e per questo ringrazio la Regione Marche, nella persona ovviamente dell'assessore Giorgia Latini, che ha dimostrato sensibilità non solo sotto l'aspetto culturale, ma principalmente sotto l'aspetto territoriale, per poterci aver permesso appunto questa festa che andremo a fare quest'anno. Il regalo più grosso che Senigallia ha avuto per il suo 25esimo è dato dal fatto che per la prima volta dopo molti mesi avremo un teatro pieno, cioè la possibilità di poter riempire tutti gli 850 posti di cui conta il teatro, un risultato che non ritenevamo essere scontato fino a qualche mese fa, ma che di fatto ha rappresentato un traguardo estremamente importante. Il cartellone che noi metteremo in atto sarà molto ricco, partirà ovviamente da quello che viene fatto in collaborazione AMAT, ma anche attraverso degli artisti che sono venuti e ci hanno richiesto la nostra struttura. Come ricordavo con la nostra responsabile del teatro, la dottoressa Lara Massi, che è parte fondante del nostro comune ed è anche colei alla quale voglio rivolgere un particolare ringraziamento per l'attività profusa negli ultimi anni, almeno da quando ci siamo noi negli ultimi mesi, precedentemente anche. Quello che interessa come questo teatro ha una grande capacità attrattiva, che giustamente, come riconosceva appunto il consigliere Santarelli, ha una valenza anche di natura sociale e culturale, ma che in qualche modo rappresenta il cuore della città. Senigallia non è solamente mare, Senigallia non è solamente rotonda, Senigallia è anche, come qualunque altra città presente nel nostro territorio, piazza e teatro, i cuori pulsanti da cui far partire un indirizzo educativo verso appunto i più giovani, ma anche verso tutta la popolazione, è un qualcosa su cui noi stiamo puntando molto. Grazie ancora anche all'AMAT. Grazie Sindaco Giretti, e la parola a Riccardo Pizzi, che è assessore alla cultura e quindi direttamente ancora più coinvolto, che è vice sindaco della città. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io mi unisco, come diceva il sindaco, ai ringraziamenti a iniziare dall'assessore Latini anche per l'impegno e la campagna portata avanti per poter consentire un segno di un ritorno alla normalità per quanto riguarda la capienza al 100% del teatro, che in particolare nello specifico Senigallia ha una struttura che è un unicum nella regione per le sue dimensioni, per l'acustica, il palcoscenico, che ha consentito anche durante i momenti bui della pandemia di ospitare l'Orchestra Filarmonica Marchigiana per consentirgli di portare avanti le prove. Ringrazio anche il consigliere Luca Santarelli
È un quarto di secolo, è un traguardo molto importante per questo luogo, questo che è anche un simbolo, come diceva prima il direttore Santin, è un'araba fenicia che è rinata sulle proprie ceneri, in una forma diversa rispetto a come era una volta il teatro, ma moderna, ma e quindi è un luogo che ha ospitato in questi 25 anni e in questo anno dedicato un po' il cartellone a questa ricorrenza speciale, ospiterà molti eventi che consentiranno a tutti quanti noi di poter tornare a vivere, rivivere l'empatia, le emozioni, le sensazioni che solamente il palcoscenico dal vivo riesce a dare. Mi ricordo a dicembre dello scorso anno lo spettacolo della Francesca Reggiani che stava, recitava davanti a quattro telecamere con un teatro completamente vuoto, sembrava quasi una situazione surreale. Quindi a distanza di un anno tornare a vivere in pieno questo luogo, questo contenitore di cultura per Senigallia, per le Marche, è molto importante. Ringrazio Amat, la Compagnia dell'Arancia e anche la dottoressa Lara Massi dell'Ufficio Turismo del Comune di Senigallia. Grazie ancora. Grazie all'assessore Pizzi. Lara, un saluto da parte tua, perché l'ha già detto il sindaco, insomma, Lara è la persona su cui poi, dopo tutta l'organizzazione, come punto di contatto, la ringrazio moltissimo anch'io, perché è sempre presente, precisa, devo dire, il teatro importante ha bisogno di un motore, in questo caso il motore è il femminile, che non capita spesso, quindi insomma, so che l'assessore Latini, insomma, ci tiene anche alla componente femminile, insomma, lei è una bravissima operatrice teatrale, a te la parola. Io ringrazio voi, e soprattutto avete notato che la mia figura è più proiettata sul turismo, infatti responsabile del turismo, ma nel 2009 quando mi è stato chiesto di seguire il teatro alla fine, la sua organizzazione, è stata una sfida per me e devo dire che mi sono appassionata talmente tanto e non ne potrei fare a niente, quindi per me è stato un grande onore e i risultati che sono stati ovviamente è frutto di una collaborazione, di una fiducia reciproca anche con tutti i nostri partner, quindi secondo me la loro squadra è una, io ne sono molto contenta di questa amicizia che può nascere nel tempo e porta il risultato. Grazie. Grazie Lara. Allora, spieghiamo bene, perché hanno detto bene i nostri amministratori, il teatro della Fenice è pieno di tante attività. Abbiamo voluto però, grazie alla collaborazione della Regione Marche, un focus specifico che si chiama proprio Senigallia 25, Teatro La Fenice, e con due spettacoli che annunciamo oggi, che non sono in cartellone, ma che sono da adesso in cartellone, sono proprio i due spettacoli di questa festa, in qualche modo. Ci tenevo a spiegare bene che sono l'apice di una programmazione molto ricca, sapete che c'è stato già il caso Fiorello, insomma, che con due post ha venduto tre giorni di teatro La Fenice, e quindi un'attività molto ricca che trova in questi due appuntamenti, diciamo, un momento particolare legato al festeggiamento. Vorrei farvi riflettere su una cosa importante. Abbiamo scelto due appuntamenti che hanno una peculiarità comune, cioè ci offrono l'idea di un presente ricordato, chiamiamolo così, cioè due grandissimi artisti che guardano due tradizioni del passato, tra virgolette, ma sempre vive, due pezzi di patrimonio importante, proponendo al nostro presente anche con un'immagine, in qualche modo con un'idea per il futuro. Quindi due lezioni autoriali uniche e l'idea non è casuale, cioè chiamate a ragionare di storia, la storia della Fenice, abbiamo voluto due spettacoli che guardassero a questa storia come loro senso proprio generativo. Questo è il trade union appunto di due spettacoli che presentiamo oggi in particolare. Uno, Alice Canta Battiato, un patrimonio incredibile quello di Franco Battiato, purtroppo la morte ha concluso e ci consente ora di essere letto nella sua interezza. Devo dire che il concerto di Alice, che sapete è stata una delle tre muse, assieme a Milva e a Giuni Russo di Franco Battiato, è un concerto straordinario, perché sia Alice sia Carlo Guaitoli, che sono il pianista, hanno lavorato lungamente con Battiato, quindi questi due artisti è distillata l'essenza del lavoro di Battiato. Vi assicuro che è un concerto pazzesco, e attesissimo, e ci fa davvero piacere, perché vedrete la magia che sono capaci di creare questi due grandi artisti in scena. Così come una sfida pienamente vinta è l'omaggio che Elio, di Elio e le Storie Tese, ha dedicato a Ezio Iannacci. Iannacci, che è sicuramente un autore importante, ma di cui ancora non si capiva tutta la complessità, forse, così, in maniera così completa. Questo spettacolo, Ci vuole orecchio, che cita una delle canzoni appunto più celebri di Iannacci, di cui ti potremmo canticchiare,
In questo spettacolo Elio canta e recita Enzo Iannacci, perché Iannacci è stato anche un grande scrittore di teatro. Uno spettacolo naturalmente godibilissimo, di grande divertimento, ma anche davvero molto intelligente. Quindi ecco, due appuntamenti, questo presente ricordato, che ci fanno capire appunto un'altra volta l'importanza di questo spazio. Su cui mi permetto di sprecare due parole, però sono importanti. Quando nel 96 fu aperto questo teatro, ci si è accorsi di una cosa importante, che il ricchissimo patrimonio di teatro, a cui ha fatto riferimento l'assessore Latini, è vero che è una grande ricchezza delle Marche, però fa sì che noi abbiamo pochi spazi contemporanei. Questo teatro è amatissimo dagli artisti, non è un caso quello che diceva il sindaco, che poi i grandi artisti chiedano sempre questo teatro, perché ha due caratteristiche fondamentali. Uno, un palcoscenico pazzesco, uno dei più importanti del centro Italia, per non dire d'Europa, e uno dei pochissimi, forse l'unico, adesso devo chiedere alla mia amica Amelia Papa per Ancona, l'unico senza declivio, che mi sembra una cosa tecnica scarsa importante, ma molto importante. E quindi un palcoscenico amatissimo, non è un caso che i grandi artisti italiani, penso a Romeo Castellucci, insomma, chiedono quello spazio per poter operare. Il teatro che per palcoscenico, per vastità e caratteristiche, ha caratteristiche di unicità. E poi una cosa fondamentale, è un luogo di perfetta visibilità. Qui non ci sono posti di ascolto, come purtroppo abbiamo in tanti teatri storici delle Marche, e appunto la cui conformazione fa sì che in alcuni passaggi appunto si possa vedere meno. Gli 850 posti sono schierati su una gradinata che consente una visibilità pienissima. Quindi, e chiudo, scusate se l'ho fatta un pochino più lunga, festeggiamo 25 anni non solo di un teatro, ma di un teatro che è anche un invito a ripensare il presente in qualche modo e a dire che questo patrimonio può ancora incentivarsi, come è successo ad alcune città che sono andate in teatro negli ultimi 10 anni, che sono pochissime, Sant'Elpidio a Mare col Teatro delle Api, Teatro dell'Energia a Grotta a Mare. Non smettiamo di sognare il teatro anche se c'è questa ricchezza, perché davvero ogni luogo deve avere il suo spazio in cui la comunità può vivere emozioni, momenti di riflessione che servono tanto a questo presente. Mi fermo qui. Avete domande, curiosità? Siamo stati esaustivi? Io volevo chiedere una cosa che è scaturita da c'è tanta volta e tanta aspettativa per i teatri, per essere in quei realizzati, per iniziare a rivivere questa cultura, però alcune persone esprimo anche un tipo di disagio, il fatto che ha un po' dell'incognita di stare tanto tempo sempre più cose che sono molto avanti in una situazione come questa. Vi volevo chiedere se avete pensato un po' a questa cosa vi preoccupa, se c'è qualche aspetto che così può essere affrontato emotivamente, insomma, per dare voce anche a queste considerazioni. Ma guardi, io quello che le posso dire è questo. Evidentemente a livello di abitudine poter pensare a un posto dove c'è una moltitudine di persone, se fino a un anno e mezzo fa ci sembrava qualcosa di normale, oggi evidentemente può mettere paura. I dubbi prima di far partire questa stagione c'erano. Viviamo la fase Fiorello, dove fondamentalmente noi abbiamo messo, dove l'artista ha messo in vendita i propri biglietti, ha fatto sold out nel giro di 2 giorni, 1 giorno e mezzo, in 48 ore è finito tutto. Quindi io credo che la situazione... 1.500 biglietti. Sì, esatto. Quindi io, esatto. Quindi io credo che la situazione ci lascia molto tranquilli. È evidente che verranno osservate tutte le norme relative a quella che potrebbe essere la norma anti-Covid. Questo sì. Sicuramente un'altra circostanza è l'aver visto spettacoli teatrali. Come abbiamo scommesso l'anno scorso, no? Completamente con teatri vuoti, è un qualcosa che mi auguro rimanga solo un lontanissimo ricordo. Io una domanda scusi, che chiedeva volevo solo ricordare un passaggio che non è stato ricordato. Al di sotto della Fenice, noi ci troviamo ad avere un'area archeologica che a me personalmente, che ho una base culturale, io dico medio-bassa, e quindi spesso entrare nella cultura anche da discente è una cosa molto importante. Di sotto c'è una magia, ci sono i reperti di tutta la nostra valle, quindi fino a Castellone di Suasa, ma soprattutto ascoltare in quel luogo la voce, in quel caso, nel caso mio, di Luca Violini, e ascoltarlo sotto la Fenice, non sopra il teatro, perché è un'altra delle emozioni che il teatro può dare ai nostri marchigiani. Quindi chi non l'avesse mai fatto,
se la prossima estate torneremo in presenza, andare non sopra al teatro, ma andare sotto. Sono doppie emozioni, una emozione di storia, dell'archeologia, e un'emozione nell'ascoltare a piccoli gruppi, perché lì possono essere allocati, credo, non più di 60-80 persone, delle emozioni forti, come in questo caso la voce di Luca Violini. Ecco, volevo solo fare questo ricordo, perché poi non è stato citato. Prima però volevo solo ricordare comunque che è uno dei luoghi più sicuri in assoluto il teatro, questo non lo sappiamo, perché noi è dal 6 agosto che smarchiamo il Green Pass, lo dico perché, quindi anche perché nei treni il resto accade da tempo, che siamo vicini al nostro, quindi su quella cosa lì ci dà abbastanza tranquillità. Io volevo sapere questo, l'assessore, fino adesso la manifattura è stato un elemento molto importante dello sviluppo economico della nostra regione, però abbiamo delle peculiarità storico-culturali che stanno venendo pian piano fuori e si sta pian piano apprezzando. Io vorrei sapere se questa peculiarità che abbiamo sottolineato prima anche con la presenza di tanti teatri può diventare di fianco al turismo un vettore di sviluppo importante e sviluppo che vuole puntare la vita. Sicuramente sì, nel senso che è ovvio che la cultura comunque fa da volano al turismo, e questo qua comunque noi l'abbiamo sempre portato avanti anche quest'estate, no? Per esempio, quando noi abbiamo pensato al Festival dei Borghi, lì c'è stato un discorso ampio, non solamente prettamente culturale, per far lavorare le maestranze artistiche, gli attori e gli organizzatori che comunque erano stati colpiti dalla chiusura e tutto quanto, ma la volontà era quella di far ripartire tutto quanto un indotto turistico collegato all'artigianato locale, collegato all'enogastronomia, mettere insieme tutte le nostre eccellenze che potevano essere trainate attraverso appunto lo spettacolo dal vivo, attraverso la cultura. Quindi è ovvio che tutti questi settori sono concatenati insieme e possono supportarsi a vicenda. Cioè la strategia deve essere ovviamente. In futuro ci sarà maggiore armonia tra i settori per lavorare meglio. E questo è quello che infatti stiamo facendo anche con la PDL sui borghi. Cioè non si parla solamente di cultura o di albergo diffuso, ma si parla anche di digitalizzazione dei borghi, di incentivazione al commercio, di incentivazione all'artigianato locale, di valorizzazione dei nostri prodotti enogastronomici a chilometro zero. Quindi già in questa BDL si vede che c'è un'interconnessione tra i vari settori che poi devono essere coordinati ovviamente per raggiungere un obiettivo comune che è quello di rilanciare il nostro territorio. Ecco, attraverso queste azioni sinergiche, quindi sì, assolutamente sì, l'azione strategica è questa. Piano, dove sta la comunicazione? Perché molte volte ci troviamo, che andiamo in giro per l'Italia, mi dicono le marche, belle, ma comunicarne poco. Allora, se ci permette, mi sembra che ultimamente, insomma, anzi sono... Allora, però in genere capita questo. Capita questo, infatti nel senso che le marche sono bellissime, però poco magari conosciute, marche, le marche nascoste, i tesori nascosti, e noi cerchiamo di rimetterle comunque, di farle ritornare alla luce. Quindi tutta la campagna che c'è stata col nostro testimone al Mancini è stata volta proprio a questo. Io penso che non ci sia mai stata una campagna del genere che nelle due serate degli europei, insomma, ci sono stati così tanti spettatori che hanno visto comunque le marche al centro, milioni e milioni di italiani, ecco, mentre aspettavano la conclusione della partita, di festeggiare, hanno visto, insomma, le marche in primo piano. Anche per esempio la pubblicità che comunque noi abbiamo fatto con il festival, perché la nostra idea era stata proprio quella di mettere in evidenza tutte le iniziative culturali anche di spessore, le eccellenze di questi borghi che da soli non avevano la forza di comunicare appunto la loro storia e le loro tradizioni. Invece attraverso una regia regionale, quindi un'unica comunicazione che mettesse al centro tutte queste eccellenze, queste iniziative, ecco, sicuramente ha avuto una risonanza maggiore. Quindi tanti piccoli borghi che magari non erano conosciuti ad oggi invece sono conosciuti, anche grazie a questa comunicazione che c'è stata. Ci sono stati anche dei numeri importanti come prima edizione che noi vogliamo ovviamente innalzare, perché ricordiamoci che
quest'estate comunque stavamo uscendo dalla pandemia, però ci sono stati 22.000 spettatori, sono state raggiunte sui social 5 milioni di persone, e quindi una diffusione del brand Marche è già stata fatta. Poi stiamo portando avanti tutta una progettualità sul brand Marche cultura, anche questo nel tempo insomma ci stiamo lavorando, e quindi no, sicuramente ecco, noi la nostra azione è proprio volta a quello che grazie. Ci sono altre domande, curiosità? Sì, buonasera. Ah, prego. Scusate, sono Santirelli, resto del Carlino. Sì. Volevo fare una domanda all'assessore, ricollegarmi appunto al turismo, ma anche al teatro, allo spettacolo in generale. Volevo chiedere se ci sono delle novità riguardo al rinnovo della convenzione del Summer Jamboree. Anche il Summer Jamboree è stato a teatro con il burlesque più volte. Ne stiamo discutendo. Risponde il sindaco Olivetti, che ha già avuto un'interlocuzione con il presidente Accorotti, sì, che è una sua competenza. Grazie. Sì, ne stiamo discutendo e penso che siamo abbastanza vicini alla definizione. Però come Silvia, come ogni volta te l'ho detto su questo, sono quando sono arrivata alla fine, anche perché ci siamo sentiti telefonicamente ieri, mi pare che è la stessa domanda. No, ieri non l'ho chiesto Massimo, ieri no. Ah no, ieri erano gli ombrelli. Ma non era l'altro ieri, ieri c'eravamo la pappa gli ombrelli. Ok, no, tranquilla. Grazie, un saluto a tutti. Grazie. Salve Silvia, grazie Silvia. E se siamo stati chiari vi liberiamo, ringraziamo i nostri ospiti, l'assessore Latini, il consigliere Santarelli, il nostro sindaco e assessore di Senigallia. Viva la Fenice, ci vediamo appunto 14 e 16 dicembre. Grazie. Grazie. Una foto al cappellone delle Marche.